Bene, grazie Martino, gentili telespettatori, buon pomeriggio, siete collegati appunto con il Pala Figurella di Vicenza, dove si gioca questa finale che è il primo appuntamento importante di stagione per quanto riguarda la pallavolo femminile, a parte la Supercoppa italiana che comunque si riferiva alla stagione precedente, si gioca appunto questa partita che dovrà assegnare questo trofeo e l'Arena Cup, cioè la Coppa Italia di A2. Punteggio, come annunciava prima Martino, è di 2-0 già in favore della Biasi a Vicenza nei confronti della Rifle Oran Freezer Sestese, un punteggio decisamente a sorpresa sia per l'equilibrio che le due squadre avevano mostrato in tutto il primo set, sia perché al limite la favorita era proprio la squadra toscana, comunque ancora naturalmente tutto da decidere, ma c'è stato un episodio nel corso del secondo parziale, quello in cui la Sestese conduceva per 7-1, che ha cambiato tutto. C'è stato l'infortunio della opposta della squadra toscana, appunto Veronica Breda, che si è infortunata appunto alla caviglia in uno scontro aereo, diciamo così, con l'avversaria, è caduta male ed è dovuto uscire. Questo ha un po' cambiato, al di là dei valori tecnici, ha cambiato un pochino tutto in campo. Pensate, dal 7-1 la squadra toscana si è ritrovata a perdere il parziale per 15-8 in 26 minuti. Adesso c'è stata anche una variazione in formazione e naturalmente il tecnico toscano cercherà di rimediare. Queste due squadre, vi dicevo che intanto vedete in campo maglia gialla la Rifle Sestese, maglia bianca invece le ragazze di Vicenza, che tra l'altro giocano davanti al proprio pubblico perché è stata proprio la società veneta ad organizzare questa Final Four di Coppa Italia di A2. Dicevo, le squadre sono in campo adesso per il terzo parziale, che è cominciato da qualche istante, lo avete visto in diretta, e adesso il punteggio di 1-0 per la Rifle. Dicevo delle formazioni, intanto per quanto riguarda la Biasi a Vicenza sono in campo, perlomeno ha iniziato la squadra vicentina con Dallabona in palleggio, Vigers opposta, le centrali Saporiti e Paggi e le schiacciatrici Mazzoli e il numero 7 Gattelli. Questa la formazione iniziale, ma poi ci sono state alcune sostituzioni, ma in realtà è questa la squadra base, anche se l'altra olandese, oltre a quella alla Vigers, l'altra olandese Elshoff, che regolarmente gioca, oggi è rimasta in panchina. Vedremo quali saranno le intenzioni poi del tecnico Malinov. Dall'altra parte avevano cominciato le toscane con Fogalesi in palleggio e Breda opposta, poi vi dicevo Breda è dovuta uscire, ha lasciato il posto prima a Raffin, adesso a Zipoli, e quindi ci sono delle differenze poi che vedremo anche per quanto riguarda l'assetto tattico. Rocchi e Guerrini erano le centrali, Guerrini è stata sostituita anche da Raghianti nel corso del secondo set. Adesso è tornata in campo e poi Okrachkova e Mele le schiacciatrici. 3-1 intanto il punteggio per la Biasia, che naturalmente adesso vuole chiudere la partita 3-0. C'è anche un pubblico numeroso qui al Pala Figurelli, con molti giovanissimi anche delle scuole elementari che hanno riempito appunto il palazzetto. Con me in postazione il collega Fabrizio Rossini, che dirige Super Volley, con lui parleremo anche degli aspetti tecnici di questa gara. Vi ricordo che la Rifle ha superato nelle semifinali di ieri l'Asso Oli Bari per 3-1, mentre la Biasi Vicenza nella partita della serata dell'altra semifinale ha battuto 3-2 la Vini Monteschiavo Iesi, 3-3 intanto il punteggio. Vedremo adesso come reagirà la squadra toscana. Dicevamo Rossini che l'infortunio ha cambiato tutto, stavano tenendo in pugno perlomeno il secondo set 7-1, poi c'è stato un crollo. Sì, buon pomeriggio, in effetti questo è stato un po' un problema per la Sestese, perché nonostante la giocatrice poi entrata sia comunque
abbastanza inesperta come la Breda, entrambi parliamo di giocatrici del 1979, la squadra di Martini ha un po' faticato a quel punto, ha mollato soprattutto in difesa e in effetti questa nuova formazione schierata da Martini in questo terzo set con la Zipoli in campo tranquillizza forse un po' di più la se stessa. Ripeto, la Raffin non è che avesse demeritato, però sicuramente un po' la squadra ha mollato in difesa, è stato più che altro un crollo psicologico più che tecnico, anche perché la Breda nel primo set francamente erano andati solo un paio di palloni. 5-3 intanto il punteggio in questo terzo set in favore della Biasia Vicenza, che vi ricordo ha vinto i primi due parziali 15-12 in 28 minuti, primo set equilibratissimo, e 15-8 in 26 minuti il secondo, vi ripeto, dopo essere stata sotto per 1-7 e poi ha recuperato. Adesso al servizio della formazione vicentina, nel computo dei precedenti fra le due squadre sono 9 le partite giocate, 4 volte ha vinto la Rifa e 5 volte la Biasia. Questo dimostra anche appunto l'equilibrio dei valori nelle ultime stagioni. 4 volte sono finite al tie break e ne hanno vinte 2 per parte, i quinti set, diciamo, le due squadre. 6-3 intanto il punteggio per la Biasia, che gioca questo terzo set sulla destra appunto dei nostri teleschermi. C'è il gioco fermo adesso, gli arbitri della partita sono Mastro Donato di Roma e Venneri di Cosenza. Al servizio Margherita Okrachkova, premiata nel corso della presentazione di questa Final Four come migliore realizzatrice delle fasi eliminatorie di Coppa Italia. 154 attacchi vincenti, 62 punti e 92 cambi palla, un bel punteggio e diciamo la stella di questa squadra. Margherita ha giocato in Francia nelle ultime stagioni, erano molte le società italiane che la rivolevano perché lei già aveva portato Trani in A1, è una giocatrice che si è fermata per un po' anche perché ha partorito, l'abbiamo rivista in Italia in una finale di Coppa Campione appunto con la squadra francese e poi finalmente è ritornata in Italia, a se stessa è quella che è riuscita a strapparla alla concorrenza. Adesso c'è stato un muro della Biasia che torna al servizio, conduce per 6-4. Vi ricordo che siamo collegati in diretta con Vicenza per la finale della Coppa Italia di A2 femminile di pallavolo. Battuto Paggi e ha conquistato il punto. Formazione vicentina che conduce per 7-4. Le riprese sono della esterna 4 di Milano. Il replay dell'RVM3 è sempre di Milano, il tutto diretto da Luciana Veschi. C'è un time out chiesto ovviamente dal tecnico toscano, che non sa più adesso cosa fare, e francamente era un andamento dell'incontro inatteso questo, se doveva essere una partita equilibrata, mi sembra sì, così almeno tutto diceva, addirittura era favorita la squadra. Poteva esserci più equilibrio, in effetti per le toscane c'era stata una semifinale non per colpa dell'Asso Pro Libari, però più semplice, mentre Vicenza aveva dovuto lottare fino al tie break. La Sestese già ha regalato Annalisa Cadè, che è una centrale che non vedete in campo perché si era infortunata nelle settimane scorse, ora anche questo infortunio della Breda sicuramente le mettono in difficoltà, ma soprattutto in questo momento sta funzionando fino a un certo punto il terminale offensivo più forte, appunto Margherita Okrachkova, che nel set precedente aveva solo il 35% in attacco. Intanto vi ricordo che la Rifle Oranfrizzer aveva eliminato nelle fasi iniziali di questa Coppa Italia prima il Firenze 3-1-3-1, poi la Famila Imola 3-1 e 3-2, mentre la Biasia aveva avuto la meglio sul San Donato dopo aver perso 3-2 fuori casa, aveva vinto 3-0 nella partita di ritorno e poi con lo stesso punteggio aveva superato il Moreschi Vigevano, arrivando così a questa Final Four che si è giocata in questi due giorni. È la prima volta che si gioca la Coppa Italia di A2 con questa formula, peraltro è la seconda edizione della Coppa Italia di A2, l'anno scorso l'ha vinta Napoli. Al servizio Biasia Vicenza con Dalla Bona, atleta che era una centrale che Malinov, l'allenatore, ha cambiato rivoluzionandola praticamente, ha fatto diventare una palleggiatrice. Da dire che intanto 8-4 il punteggio che Malinov, allenatore bulgaro, 42enne della squadra vicentina, ha vinto moltissimo in Italia con la Foppa Pedretti, ha vinto due scudetti, due Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Italiana. Adesso allena la Biasia, che ricordo in campionato è quarta
a 24 punti e a 2 punti di distanza da Loran Frizzer Sestese, che è terza, quindi diciamo uno scontro fra la terza e la quarta nel campionato, quindi anche qui ci deve essere equilibrio, ma francamente l'episodio del secondo set ha cambiato tutto. Adesso vediamo intanto al servizio, mentre il punteggio è 9-4 in favore della Biasia. Al servizio Fabiana Mele, una delle schiacciatrici della rifle Oran Frizzer. C'è il muro vincente di Rocchi e Okrachkova, eccola Rocchi, stiamo rivedendo il muro. Rocchi è stata anche nel giro della nazionale di Velasco, ha vinto i giochi del Mediterraneo. L'attacco di Sandra Vigers, palla deviata e quindi cambio, il punteggio di 9-5. Intanto c'è una sostituzione nella formazione vicentina, in campo Laura Xausa, che non aveva mai giocato, è proprio di Vicenza, schiacciatrice 18enne, 1,82 m, eccola inquadrata prontamente dalla nostra regia mentre si accinge tra l'altro ad andare al servizio. Batte 9, risponde 5, la Biasia Vicenza conduce per 2-7-0 e per 9-5 nel terzo in questa finalissima Coppa Italia di A2. C'è il cambio di battuta al servizio, andranno adesso le ragazze toscane, vedete lo schema indicato dalla palleggiatrice Dalla Bona, funziona la veloce, era questo lo schema. Chiude Daniela Saporiti, elemento di spicco del Vicenza, avendo vinto molto in passato, 4 scudetti con la Teodora Ravenna, 2 coppe dei campioni, 27enne centrale riminese, 1,85 m, eccola al servizio. Fogalesi Okrachkova passa al posto 4, mi pare che tutte le speranze siano ormai appuntate più che altro per, come dire, scuotere qualcosa alla Okrachkova. Certamente, infatti prima, poco fa, Malinova ha chiaramente ordinato di alle sue ragazze di battere proprio su di lei per stancare la recezione e toglierla dall'attacco. In genere nella squadra della Sestese è a lei che vanno circa il 45% dei palloni, ecco, di squadra. Qui ha preso pure una ricezione lunga, ecco che rivediamo, e ha ottenuto il sesto punto. Cerca naturalmente di fare il possibile la Sestese per capovolgere una situazione che l'ha vista sotto inopinatamente rispetto a quello che si poteva pensare alla vigilia. Battuto Sandra Vigers, ricevuto male il pallone, punto 10-6 la situazione, inquadrata Sabrina Rocchi. Adesso al servizio ancora Vigers, 10-6 Biasia Vicenza. Fuori mano per Okrachkova, che arriva di forza, chiude e ottiene il cambio. Ecco qui che rivediamo la diagonale vincente, al servizio va proprio Rita Okrachkova, chiamano Rita. Ricevuto pallone giocato di forza, ma c'è il gran muro in zona 2 di Zipoli ed è il settimo punto. Abbiamo rivisto dalla microcamera sulla rete il settimo punto, 10-7 Biasia. Battuta lunga, cercava Okrachkova di mettere in difficoltà le avversarie. 10-7, c'è un cambio ancora nelle file della squadra vicentina, entra Bano al posto di Mazzoli. La situazione, è stata Mele a chiudere stavolta, poi ancora Mele, chiamata in zona 4, Fogalesi può alzare, ancora per Mele, terza conclusione consecutiva, salva Saporiti, poi va a chiudere di forza Gattelli ed è 11-7 la situazione. Si gioca da circa 13 minuti questo terzo parziale. Devono alzare precariamente le atlete toscane, che perdono anche questa occasione. 12° punto per la Biasia, c'è time out. Time out chiesto da Martini, che un po' ormai deve trovare, deve inventarsi qualcosa lui forse, Fabrizio. Sì, forse è necessario, in effetti adesso la Biasia è letteralmente dominatrice dell'incontro.
veramente la Rife sta facendo fatica, sta sbagliando un po' dappertutto, ma del resto non è facile, anche perché l'unica cosa sarebbe costruire bene e mandare la palla là dove c'è lo Krajcikova. Ovviamente Biasi e Vicenza ha rafforzato il muro e la difesa su questa giocatrice, che è veramente pericolosissima. A differenza invece della squadra della Biasia, c'è maggiore equilibrio in genere negli attacchi. È una squadra che, nonostante Miriam Dallabona sia una palleggiatrice, diciamo così, costruita, gioca anche molto in primo tempo e ha un gioco molto più equilibrato appunto in attacco. Battuto la Biasia, che conduce per 12-7, oltre ad aver vinto i primi due set. C'è un salvataggio di Zipoli, poi Mele cerca la diagonale, salva dietro bene la Biasia, poi Saporiti, poi Gattelli, il muro che ribatte, ma si gioca ancora, ancora Gattelli dal posto 4 e la deviazione fuori, è 13, attenzione, 13-7 il punteggio con la Biasia Vicenza, che si sente a un passo dalla conquista di questa Coppa Italia di A2. Rivediamo il muro che ha deviato, adesso la battuta effettuata ancora da Bano, poi la conclusione di Zipoli, ancora Mele in diagonale, passa stavolta la sua conclusione ed è il cambio ancora 13-7 in favore della Biasia, con Fabiana Mele, scusate, con Guerrini al servizio, una delle due centrali, salvataggio prima, poi ancora Guerrini deve andare dall'altra parte in bagher e poi Gattelli che chiude, salva la difesa, ancora Mele in bagher e la mezza dietro funziona e chiude Paggi. Cambio di battuta, si rimane sul 13-7, ma va a battere adesso la Biasia Vicenza. E sulla conclusione buona di Rocchi la deviazione. Questa è una palla tipica di Sabrina Rocchi, centrale velocissima che utilizza proprio tutta la rete. Posto 2, aspetta, sì, infatti, ecco. La battuta già effettuata dalle ragazze toscane, ma c'è subito la riconquista del servizio della parte della Biasia, 13-7, Miriam Dallabona, mentre abbiamo rivisto Miriam Dallabona alla battuta. Non passa Rocchi, seconda linea però Krajcikova, c'è il salvataggio di Dallabona, poi Sandra Vigers manda fuori. È lunga la conclusione ed è il cambio, quindi batte 7, risponde 13. Dallabona in bar, Vigers, deviazione riconquistata, la palla dalle padrone di casa. Ricordo, siamo in diretta da Vicenza per la finale della Coppa Italia di A2 femminile di pallavolo. Conduce la Biasia Vicenza per 2-0 e 13-7 nel terzo parziale. Deve alzare in bagher Fogalesio, Krajcikova chiamata a salvare tutto e ce la fa, si cambia. Una partita che potrebbe anche, voglio dire, cambiare del tutto con un eventuale recupero della Oran Fritzer, se poi riuscisse la squadra a ritrovarsi, ma naturalmente adesso deve puntare tutto su queste battute importanti. Ecco qui la conclusione di Krajcikova ancora ed è il punto stavolta 13-8. Al servizio ancora Rocchi di Cecina, toscana, 26enne, centrale, partito il pallone buono sulla zona 1 dove riceve male e finisce, stava cadendo, anzi è caduta Ragattelli, e del nono punto c'è il time out. Tra l'altro Sabrina Rocchi stava letteralmente pensando di abbandonare l'attività qualche anno fa, perché lei ha un'attività, proprio fa la fornaia insieme al fidanzato, aveva seriamente pensato di abbandonare la pallavolo, poi la chiamata di Velasco ha sicuramente rivalutato questa giocatrice che aveva deciso di non lasciare più Cecina, lì giocava in B1, è stata la se stessa appunto la prima società a convincerla a riuscire a entrare in Serie A. La chiamata di Velasco però sicuramente è stata molto importante per farla rivalutare, è sicuramente una giocatrice molto importante per la squadra. Avete visto Martini che ha dato le sue disposizioni, sta cercando di recuperare una situazione che si è veramente messa male per lui.
batte 9, risponde 13, quasi punto potremmo dire, anzi è punto perché la palla ha toccato terra, sembrava che alla fine un dito fosse riuscito a salvare. Adesso c'è una sostituzione, 13-10, e c'è Bano che esce ed è entrata in campo. Intanto seguiamo questa azione perché eravamo coperti, c'è Okracevac che tenta ancora la russa a chiudere, è buono, 13-11. Era sì, poco fa era entrata Giorgio Mazzoli, sì, poco prima di questo pallonetto della, e quindi a questo punto c'è un attimo di confusione dall'altra parte. Il time out stavolta lo chiede Malinov e potrebbe essere un momento chiave della gara. 13-11, intanto leggiamo queste cifre che ci manda la regia. 14 errori in battuta della Lauren Fritzer, che probabilmente sono tutte nel secondo set o comunque nella maggior parte. Per il resto vedete che punti e cambi palla sono in equilibrio. 13-11 per la Biasia, mentre Sabrina Rocchi si accinge a battere ancora, ha conquistato qualche punto consecutivo sulle sue battute la squadra toscana. C'è Vigers dal posto 2, il muro fuori e cambio, 13-11. Attenzione, rivediamo dalla microcamera, palla deviata fuori ed è Daniela Saporiti al servizio, 2+4 per lei. Buona ricezione Fogalesi, però Krajcova, ma salvano bene con Gattelli, poi c'è la conclusione, il muro, ancora la palla in gioco e Vigers, gran muro ancora di Krajcova. Gran muro, si cambia, è solo un cambio palla ma importante perché la Biasia poteva andare a 14 e quindi al match ball, invece ancora 13-11, ha battuto Fogalesi, può ancora giocare Fogalesi, ancora però Krajcova che spacca tutto, mette il pallone a terra sotto rete. Guardate, ecco che rivedete. Dico, non è strettissimo Krajcova che perché ha questi colpi. Una grossa elevazione anche, 13-12, partita che si accende adesso quando sembrava che la Biasia non lasciasse più scampo alle avversarie. Adesso ha riconquistato il servizio la formazione vicentina. L'olandese Sandra Vigers in battuta, 24enne, ma c'è una sostituzione, sta entrando adesso per la prima volta Nadia Parlato, 22enne, al posto di Vigers. In questo momento Biasi ha tutte e due le straniere in panchina. Sì, aveva già lasciato la Elshoff, intanto Okracevac col pallonetto non va però, e c'è adesso il tentativo di Mazzoli, buono, ed è il match ball, primo match ball, la palla coppa in favore della Biasia Vicenza, 14-12 il punteggio. Sta battendo proprio la nuova entrata, palla ricevuta discretamente, può andare Okracevac e annullato il match ball. Primo match ball annullato alla squadra vicentina. Torna in campo intanto Sandra Vigers e va fuori Parlato, eccola inquadrata l'olandese, una delle due olandesi della squadra vicentina. Al servizio e Okracevac, pallone ricevuto bene da Saporiti, seconda linea, salvataggio Fogalesi, ancora Okracevac deve mandare in palleggio addirittura la parte opposta e poi di seconda chiude dalla buona. E il secondo match ball, la seconda palla coppa per la Biasia Vicenza. Rivediamo, ecco che è partito il pallone, il match ball, Mele chiude, annullato, annullata anche questa palla. Secondo match ball annullato annullato dalle toscane, che adesso sono in battuta con Guerrini. Ricevuta male questa palla, De Gattelli che manda la parte opposta, Krajcovic in bagger, la conclusione di Rocchi, poi si gioca ancora, Gattelli chiude, salvo Krajcovic ma è fuori, nulla da fare. C'è il terzo match ball per la squadra vicentina.
e la palla che può dare la conquista della Coppa al servizio la squadra veneta. Ricezione lunga e poi è finita 15-12, punto set, partita e Coppa, 15-12 in 24 minuti. Si chiude il terzo set, si chiude l'incontro. La Biasia Vicenza conquista la Coppa Italia di Serie A2 femminile, primo trofeo che riguarda perlomeno la stagione in corso, che si assegna quest'anno a fine marzo. Vi ricordo le finali Coppa Italia maggiore, quella di A1, mentre rivediamo le fasi conclusive, peraltro partita chiusa anche da un errore, ma comunque era una partita che ormai stava andando in maniera diversa da come poteva essere pronosticato alla vigilia. Dunque, allora, un commento con il collega Fabrizio Rossini. Chiaramente il 3-0 era l'unico risultato forse che non era stato pensato alla vigilia. Sì, sicuramente avremmo pensato a una finale con molto più equilibrio, però da una parte l'infortunio è stato decisivo, dall'altra mi sembra che la Biasi Vicenza abbia interpretato perfettamente questo incontro. È stato fra l'altro importante avere in campo Daniela Gattelli, che abbiamo visto autrice degli ultimi due colpi della partita, proprio perché la Gattelli era stata chiamata al beach volley. Ecco, io non so se, credo che abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, quindi vorrei sentire un attimo magari qualcuno dei protagonisti, il tecnico della squadra vincente, se può venire qui al microfono Malinov, mentre stiamo rivedendo ancora delle fasi della gara. Sono due tra le squadre più interessanti di questo campionato, che è quello di A2, vi ricordo, vede in testa in questo momento la Marsi Palermo con 30 punti e Daniela Gattelli. Allora, forse il 3-0 non ve l'aspettavate, non so qual è la camera, adesso non vediamo. Non sento se... molto bene. Forse il 3-0 non ve l'aspettavate così netto. No, così netto sicuramente no, pensavamo che fosse una partita che durasse molto come quella di ieri, sofferta, invece è stata più facile del previsto, grazie anche a, insomma, un infortunio del Firenze che le ha demoralizzate molto. Ecco, sicuramente quello è stato l'episodio chiave, no? Avete visto che, avete proprio sentito in campo che era successo qualcosa dall'altra parte, non si ritrovavano più. Sì, questo sicuramente gli ha dato il colpo finale, ma le ho viste molto in difficoltà, soprattutto la loro straniera, siamo riusciti a contenerla e non l'abbiamo fatta giocare come al suo solito, come nella partita di ieri che aveva dato numerosi problemi al Bari. Ecco, per il campionato cosa si prevede per la Biasia? Oggi c'era il grande pubblico, avete... Si prevede sicuramente un campionato in salita, perché abbiamo vinto 9 partite consecutive e vogliamo risalire la classifica, siamo a un pelo dalle prime in classifica e quindi secondo me ci sono buone possibilità di fare un gran bel campionato. Bene, grazie e complimenti naturalmente alla tua squadra. Noi chiudiamo il nostro collegamento a questo punto da Vicenza, ricordandovi che la Biasia Vicenza ha conquistato la Coppa Italia di A2 battendo 15-12, 15-8 e 15-12, quindi col punteggio di 3-0 la Rifle Oran Freezer Sestese. Ringrazio naturalmente il collega Fabrizio Rossini, qui in postazione ha collaborato a questa telecronaca, e naturalmente l'appuntamento per la prossima settimana con il volley femminile. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e la linea da Vicenza può tornare. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità.
Con Vicenza più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più. Con Vicenza più Freedom Club.